Había internazionale davanti a loro 5 tiri completi. Abbiamo i protagonisti di questa gara, Olivia Ozzo, Olivia Cicani, Luigi Dia, Caro Lorenzo, Veloso Riccardo, la stessa in Italia per Carlo, Silvia Filippo, Ciancio per il Messi, sia Alessandro, Davanti a Thomas, Magari Matteo e Nicola Andrea. Questa è la formazione che stiamo visionando nel percorso di gara, che è una forma che ha fatto in pasta stasera a superare tra meno 4 giri alla conclusione. 4 al termine per tutti gli atleti con la percorso che possiamo sono in tantissimo, quindi una formazione estremamente organizzata per quanto concerne questi giornalisti. Non è arrivatissimo, ma già di buon livello, vedi che è entrata per essere a pochi metri dopo la partenza. Nuovamente i concorrenti si avviano ad affrontare il traguardo, questo volta il conto giri evidenzierà a tutti loro i tre giri alla conclusione, tre giri al termine. E poi Carlo di dare il gruppo in seconda posizione per i Michelangelo. Viene ammonito il concorrente 286 con molto ampio, ammonizione per il concorrente 286 con molto ampio. Siamo a soli 2 giri alla conclusione. La vincita è stata presa da Paolo, che è stato Taglia pure, Carlone, in un modo estremamente ravvicinato, adesso il salto di Carlone, nelle prime tre posizioni all'ingresso della curva che proietterà tutti i concorrenti alla passaggio dell'ultimo giro. Il prossimo attacco di Taglia stiamo già sentendo, è sottolineato dalla stessa campana, non variano le prime tre posizioni, accanto come il fatto di precedenza, aumenta la natura, porta la sua scarpa in questo momento con effetto positivo di potere da solo fare anche a noi il atleta del grande punto della Brianza dell'Aria Maratona di questo sprinter del Mugino seguito da tutti gli altri atleti e del loro arrivo sul traguardo conclusivo per questa bella finale sui 1500 metri.